Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Siamo di nuovo in modalità talk show, oggi all'aria aperta, così estate, prendiamo un po' di fresco e siamo qua insieme a Mauro di Bugin. Allora, Mauro, durante le nostre interviste la prima domanda è un po' quella che spiega ai nostri amici a casa un po' la tua storia, chi sei, da dove vieni, un po' in due parole quello che è la tua storia fondamentalmente. Ok, ciao, grazie per essere qui per questa intervista. E diciamo che io sono nato come barman come primo lavoro e poi sono entrato nell'attività di famiglia, nella macelleria di famiglia. E da lì, da diversi anni, lavoro appunto nella prima macelleria, che poi sono diventate tre. Nell'ultima abbiamo fatto anche ristorante, quindi cucina. Quindi vai, scegli la carne e la mangi. Più o meno sì, diciamo che è una cucina un po' diversa, nel senso che andiamo a preparare il taglio di carne. Sapete meglio bello. Di me che la carne richiede una preparazione, quindi non è la classica macelleria, taglio la bistecca e la cucino, ma... Fate un po' di lavorazione, esatto, proprio. Esatto. E da lì appunto è nato poi il progetto Gin. Ecco, e qui noi in realtà ti abbiamo conosciuto più per il discorso quasi Gin che non per lato, esatto, per lato carne. Non mi ricordo che la prima volta che ci siamo sentiti per i rub, per la macelleria, mi hai detto: ah, ma sai che faccio anche il Gin? E lì mi sono proprio tirate sulle antenne, perché da grande amante del Gin... E mi ricordo che il primo campione che ci hai mandato ci ha fatto proprio sbarellare, perché poi il Bugin, che è diventato partner ormai sempre dei nostri eventi, è un gin strabuono. E mi piacerebbe sapere un po', perché in realtà non è solo gin, tu hai creato dietro Bugin delle cose fighissime. Sì, grazie. un po', cioè, mi piacerebbe capire, no? È nato prima Bugin o è nato poi tutto quello che c'è attorno? Allora, è nato prima Bugin perché abbiamo cercato di creare un gin per gli abbinamenti con la carne, quindi non più come facevamo inizialmente, utilizzare un gin per abbinandolo agli ingredienti del piatto, sì, ma abbiamo ideato un gin sfruttando le erbe del nostro territorio, che è il Piemonte, sì, per valorizzare quelli che sono gli abbinamenti con la carne. Quindi abbiamo, oltre al timo, che è un'erba utilizzata in cucina, tutte le altre sono molto poco utilizzate. E quindi andiamo con i profumi del nostro gin proprio ad esaltare questo. Proprio la materia prima, diciamo, quando, esatto, sviluppi una ricetta, come quando sviluppiamo noi le ricette barbecue, no? Che andiamo a selezionare il rub, andiamo a fare ricerca, avete fatto un po' questo lavoro. Esattamente, qua. Sì. E da lì poi, ovviamente, avendo la macelleria e il laboratorio di salumi, abbiamo utilizzato il nostro gin per marinare e conciare la carne. Quindi prima della stagionatura. Cioè, vengono proprio, quando dite i primi salumi, massaggiate al gin, perché proprio vengono... Perché proprio li massaggiamo con il gin. Che spettacolo. Un giorno, sì, voglio venire a vedere massaggiare i salumi al gin, perché... La considero anche una pratica un po' sexy. Sì, infatti alle donne, quando dico massaggiamo i salumi al gin, si guarda sempre con un aria. Cioè, un po' così, del sì, sex, sì, appeal. Sì. Esatto. E quindi dopo, chiaramente, tutto il discorso dei salumi in gin, ormai noi forse è più di un anno che lavoriamo, sì, insieme, mi ricordo che mi hai chiamato qualche mese fa e mi hai detto: Andrea, ho un'idea, voglio fare i rub. Esatto. Però mi è piaciuto molto l'approccio che hai avuto nel... voglio fare i rub, perché non hai pensato, hai pensato molto fuori dagli schemi, secondo me, perché hai detto: sai, di rub per maiale, per pollo, certo, ce n'è tanti. Dov'è, quando è che ti è venuta l'idea di dire: poi adesso li facciamo vedere e diciamo che tipologia, certo, di rub sono? Ma allora, mi è venuta l'idea perché principalmente non abbiamo fatto un gin per vendere gin. Ha senso. E abbiamo creato dei salumi proprio per rafforzare quello che era il discorso food pairing, quindi andiamo proprio a gli lavorare abbinamenti, con l'abbinamento, e da lì abbiamo fatto uno più uno, abbiamo pensato che le spezie e le erbe potevano trasformarsi in cocktail, sì, e quindi da lì abbiamo utilizzato, ovviamente con il lavoro anche di Marco Savona. Ecco, diciamolo, secondo me è importante, dietro ai rub che adesso vi presentiamo c'è un grande esperto di spezie che è Marco Savona,
e vi ricordo che sul canale trovate un'intervista fatta anche lui, molto interessante, che racconta anche lì un po' di aneddoti delle spezie. Quindi diciamo che abbiamo trovato due colossi, te con le tue idee, comunque i tuoi prodotti, e dall'altra parte Marco che ha in mano delle spezie che credo siano l'eccellenza sul territorio italiano, no? E quindi cioè, i Rub secondo me, allora io solo quando mi hai detto l'idea che hai avuto e pensare di avere un Rub con scritto Negroni, Martini Cocktail e Gin Tonic, ci ho detto sei un pazzo, perché effettivamente noi abbiamo milioni di rub e non esistono dei rub così. Tre cocktail comunque molto apprezzati, molto bevuti, il Gin Tonic ormai è diventato, credo, si è iniziato anche a pasteggiare a Gin Tonic ormai, quindi non è più il cocktail. Non solo Gin Tonic, cioè da noi è poco utilizzata questa... questa moda, diciamo, però nel resto del mondo, in diversi posti, si pasteggia a cocktail tranquillamente. E quando, cioè, ok, il gin tonic, ok il gin, ok le spezie, ma pensare il rub, quindi le spezie, che stanno bene sulla carne, perché comunque il rub è un prodotto che serve per esaltare la carne, dov'è che siete partiti? Cioè, la cosa che mi incuriosisce di più è questa. Allora, in realtà siamo partiti da, probabilmente capita quando ci sono diverse professioni che si mescolano. Sì. Quindi da, a me piace un po' inventare, no? Reinventare un po' tutto, e quindi probabilmente dal mio passato di barista a quello di macellaio, probabilmente conoscendo voi, mondo barbecue, il mio cervello ha fatto un miscuglio e ha detto perché non unire i mondi e sfruttare quello che può dare un drink nel mondo barbecue. E da lì abbiamo lavorato proprio su quello che sono i profumi e i gusti del drink. Quindi avete fatto una ricerca nel gusto, nel dire ok, i gin generalmente hanno queste spezie, ricordano questi aromi, e le avete, attraverso appunto la conoscenza poi di Marco, messo insieme. Mi pare di capire che sono rub molto versatili, nel senso che non hanno etichetta. Sono rub che lasciano, secondo me, molto spazio alla fantasia di chi li utilizza. Esatto, sì. E hanno una bella grana, sono molto profumati. Adesso noi più tardi li useremo e non vedo l'ora di cucinarci, perché quando ho aperto la prima busta del rub gin tonic ho detto cacchio, è un gin tonic, cioè gin impressionante. Quindi molto, molto interessante. Secondo me un'altra cosa bellissima che hai fatto è questo. Cioè questa è credo la cosa più bella e più figa del progetto, nel senso che è quello che si userà per mettere poi il rub, giusto? Esatto, sì, andremo a saremo poi gli unici a shakerare il rub, quindi lanciamo mode. Mode. Quindi nel prossimo video insieme a Mauro andremo a mettere alla prova questi rub. Abbiamo pensato tre ricette secondo me molto belle. È come se fosse una serata da bere, un percorso. Quindi partiremo dal Negroni, proseguiremo verso il Martini e concludiamo con un fantastico gin tonic. Esatto. Ci abbineremo la bevanda, quindi vi andremo anche a proporre delle ricette per sfruttare al meglio questi rub. Ma quello che mi piacerebbe vedere è come voi a casa li andrete a sfruttare, perché secondo me questi rub hanno veramente delle potenzialità altissime, perché è una roba che non esiste, che non c'è. Non c'è. Quindi Mauro, ti ringrazio tantissimo per questa storia e per tutte le informazioni che ci hai dato. Adesso ci mettiamo a cucinare e ci divertiamo. Okay, grazie a voi, grazie a tutti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Vi ricordo di seguirci sui profili social bbqlab1984 e di seguire anche i profili di Bugin. I rub li trovate in vendita sul sito www.bbqlab.it in negozio e sul sito di Bugin. Quindi non perdetevi il prossimo video, perché ci sarà da divertirsi.